Lettura immersiva, che consente di leggere il testo contenuto in qualsiasi pagina web. E anche PDF. Quella che hai sentito è una delle voci di un lettore multimediale che probabilmente hai già e non sapevi di averlo. E potremmo utilizzarlo sia dai PC che da smartphone. Sto parlando di Edge di Microsoft. Lo so, anche a me è sempre stato un po' in quel posto Microsoft per la via delle pubblicità e quant'altro, ma lo sto riscoprendo perché ha delle funzionalità molto interessanti, e tra cui appunto la lettura immersiva. Quindi se ce l'hai, accendilo, o se no nel tuo browser cerca Edge e scaricalo. Una volta installato, cerca un articolo che ti può interessare, che vuoi farti leggere. Ti ricordo che può leggere anche i PDF, dopo lo vediamo. Adesso cerca un articolo che vuoi farti leggere. Da dentro la pagina del sito web possiamo avviare subito lo strumento e lui in questo caso qua ci leggerebbe dall'inizio e leggerebbe comunque anche tutti i sottotitoli, tutte le cose scritte che lui trova. Volendo si può selezionare una parte che vogliamo farci leggere, la cosa è identica. Adesso in questo caso qua provo a selezionare questa parte qua, poi basta andare in alto a destra e poi andare su leggi ad alta voce. Adesso non ti spaventare perché la voce non sarà più quella di prima. Le 30 mete turistiche imperdibili nel 2023. Nella classifica di Lonely Planet anche una località. Spasa, una cosa carina che abbiamo i tasti rapidi. Qua in alto vedi che ci appare appunto il play, località italiana, e la pausa, e volendo poi si può italiana, andare, Rola, si può far andare 2000, avanti. Nella nuova, leggi anche. Adesso metto un attimo la pausa, come hai sentito la voce era un po' brutta. Basta andare qua in alto a destra in opzioni vocali, dove si può anche aumentare o diminuire la velocità del parlato. Ma conviene andare prima a cercare una voce bella. Adesso sullo smartphone ce le fa vedere subito vicine. Invece qua, se io scendo la tendina delle voci, ho queste qua, Cosimo e Elsa e basta. Ma sono tutte e due abbastanza robotica. Ti verrebbe da pensare che ci siano solo queste due qua. Invece se scorri in basso nella tendina, devi andare a cercare appunto, vai in ordine alfabetico. Andiamo a cercare, vedi, ecco qua abbiamo altre tre voci italiane. Abbiamo Diego, Elsa e Isabella. Adesso tutte e tre sono abbastanza interessanti. Adesso proviamo anche con Diego, che prima era Elsa quando, all'inizio. Proviamo con Diego. Riselezioniamo una parte. E gli dico play. Il 2022 deve ancora concludersi, ma c'è già chi sta pianificando i viaggi per il prossimo direi anno. Che comunque la voce è abbastanza carina. Adesso volevo farti vedere anche i PDF. Cerca un PDF che vuoi farti leggere. E una volta trovato, praticamente vai sopra il file in questione e clicchi col tasto destro del mouse e fai apri con. Qua nella lista trovi anche Microsoft Edge. Ci clicco sopra, col PDF funziona leggermente peggio. Infatti anche qua, se io andassi avanti e selezionassi un'altra pagina, selezionassi questa parte qua come faceva nel sito, se io vado sui tre puntini, legge ad alta voce, Alexandre Dumas. Praticamente lui è andato in testa a comunque al PDF. Comunque per fargli leggere quello che vuoi basta che mandi in play e vai avanti. Tipo io mando in play, prima che parta scorro finché scorro non succede niente. Arrivo alla pagina. È morto. Caduto in mare. Praticamente lui va qua all'inizio della pagina che visualizza e inizia a leggere. Se io riprovo e vado un po' avanti vedrai che adesso leggerà qua. Quest'uomo e soprattutto un eccellente uomo di mare, invecchiato fra il cielo e l'acqua. Sì, insomma, non fa neanche vedere prima il colore blu e giallo mentre legge, comunque funziona ugualmente. Esistono comunque tantissimi altri programmi per fare questo, ma questo 9600 ce l'avevi già sul computer e le voci mi sembrano abbastanza carine. Se il video ti è stato utile, lasciami un mi piace e magari iscriviti al canale. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!